Romeo. A denominazione di origine mantovana, oggi vi raccontiamo la storia di una realtà che opera con successo da oltre 40 anni nel settore dei carrelli elevatori, Costa e Zaninelli di Castellucchio. La storia della Costa e Zaninelli nasce nel 1983 come una semplice officina meccanica, ma già in noi vi era una forte predisposizione e volontà di non restare tale. Quindi, spinti da una forte passione per il nostro lavoro e da decise ambizioni, nel 1985 sigliamo il primo accordo commerciale con OM Carrelli Elevatori, i quali ci affidano l'officina autorizzata per la provincia di Mantova. Grazie a questo accordo inizia per noi un nuovo percorso lavorativo, proiettandoci nel mondo del carrello elevatore, tanto da attrarre l'attenzione dei grandi player del settore. Dopo 5 anni sigliamo il primo contratto con una grande azienda tedesca, produttrice di carrelli elevatori, che ci affida la commercializzazione e il service per la provincia di Mantova e di Reggio Emilia, a seguire poi Cremona. Questo accordo resta in essere per ben 20 anni. Ecco, grazie a questo accordo, con passi misurati ma anche molto decisi, la nostra azienda cresce e crescono anche i collaboratori, che da 2 passano a una decina nel 1994, e qui anche il cambio di sede. Cambio di sede che ci vede impegnati per più di un decennio in adeguamenti e aggiustamenti della sede operativa, con l'intento di dare sempre più un posto di lavoro ai nostri collaboratori sicuro e un servizio migliore ai nostri clienti. A seguire, nel 2007, con quasi una ventina di collaboratori, la Costa Zaninelli inaugura la nuova struttura, portando così ad estendere la propria sede in circa 2500 metri quadrati tra officina, uffici e magazzini. Nel 2008, in piena crisi economica, con i nuovi investimenti in essere e una immutata voglia di crescere, l'azienda si appronta a affrontare nuove sfide e, quasi da pionieri, alza lo sguardo verso nuovi orizzonti, creando all'interno della propria azienda una piccola divisione che progetta e produce veicoli elettrici. Nel 2010 cessa la collaborazione con il partner tedesco e nasce un accordo con una grande azienda inglese che produce sempre carrelli elevatori. Questo accordo resta in essere per 12 anni fino al 2022, ma il mercato è in continua trasformazione e sempre più esigente e vicino alle nuove tecnologie e anche alle innovazioni, quindi continuano continuamente e rapidamente le necessità. Con grande consapevolezza di tutto questo, abbiamo capito che era arrivato il momento di guardare oltre e vi era la necessità, insomma, di alzare l'asticella, e questa asticella doveva essere alzata proprio per crescere, quindi il cambiare per crescere. Da questa nostra voglia di cambiamento
e con un organico ormai di oltre una trentina di addetti, nel luglio del 2022 nasce la partnership con Jungweis, azienda tedesca leader nel nostro settore a livello mondiale, che detiene circa un quarto delle quote di mercato dei sistemi di logistica. Contestualmente nel 2022 la Coste Zaninelli acquista un lotto di terreno di 3.500 metri quadrati e inizia la realizzazione del nuovo magazzino, diventerà poi il magazzino macchine e che verrà in seguito inaugurato nel maggio del 2023 in occasione del 40° anniversario della nascita della Coste Zaninelli. Ecco, quindi questo in estrema sintesi la nostra storia, semplice ma piuttosto ricca di eventi e di passaggi che ci hanno portato ad oggi e che ci rendono particolarmente contenti di ciò che insieme ai nostri collaboratori abbiamo realizzato. Il fatto di avere i figli in azienda è un motivo di grande orgoglio e corona un sogno che ho sempre avuto, ma che non ho mai esposto ai miei figli, perché ritengo che sia giusto che i figli facciano la propria strada. In casa io portavo l'azienda, portavo le gioie e i dolori dell'attività nei diversi momenti. I ragazzi coglievano con grande attenzione questi miei stati emotivi e mi hanno seguito il momento dell'entrata dell'azienda di Elena. È stato un momento abbastanza particolare, in quanto si era aperta una posizione lavorativa di una ragazza che doveva fermarsi per maternità e quindi io prospettai a Elena: c'è questa opportunità. Lei ancora studiava, stava finendo l'università e gli dissi: guarda, c'è questa opportunità, fai un ragionamento, però deve essere in totale libertà. Se tu vuoi venire a vedere come si lavora, anche se onestamente Elena è sempre venuta nei nostri uffici nei periodi di pausa di studio e quant'altro, quindi lei viveva già l'azienda fin da piccolina. Con una promessa, un impegno, che doveva assolutamente finire l'università. Dopo qualche giorno mi dice: sì papà, ci proviamo. E lì ha iniziato a entrare negli uffici, partendo da proprio le cose più semplici, le fotocopie, le fatture, i controlli più banali che si potevano fare in ufficio. Lei, come mi ha promesso, ha continuato gli studi, ha finito l'università, si è laureata e poi ha deciso di restare con noi. Quindi ha fatto un percorso molto importante, partendo dai semplici lavori fino a ricoprire ruoli fondamentali, e direi che sono veramente, veramente contento di averla al mio fianco, perché per me è una grande risorsa. Esperienza, competenza professionale, completezza dei servizi e innovazione sostenibile. Il mio percorso in Coste Zaninelli comincia nel 2001. Entro come tecnico in officina, dopo corsi di aggiornamento e maturazione sul campo in officina e anche fuori dai clienti, divento responsabile dell'officina. Il mio compito in officina era seguire la riparazione dei carri elevatori, seguire le nuove leve, collaborare con i tecnici esterni per tutte le problematiche che possono essere sui carri elevatori, l'allestimento dei carrelli nuovi o usati,
organizzare le consegne e i ritiri. Negli ultimi anni invece sono passato responsabile, assieme all'ingegner Mantovani, di un reparto di ricerche, sviluppi e trasformazioni di mezzi elettrici. Nel 2021 ho avuto il piacere, con molto stupore e però con molta 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 soddisfazione, di essere stato scelto e premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la stella al merito come maestro di lavoro. È stata una grande soddisfazione, anche la stessa premiazione, un giorno che ricorderò sempre, però tutto questo lo voglio condividere con tutti i miei colleghi, con tutti i miei titolari, perché sì, ci ho messo anch'io, il merito ce l'ho messo anch'io, però senza da solo certi traguardi non si raggiungono. Nel 2015 entra a far parte dell'azienda Matteo Costa come tecnico. Dopo un po' di tempo mi viene affiancato a me, prima saltuariamente e poi proprio a 360 gradi, per affiancarlo nel percorso che è quello attuale di capo officina. Il servizio di assistenza della nostra azienda è composto da una ventina di tecnici e sono divisi in due reparti. Il primo reparto è formato da una decina di tecnici specializzati che si occupa della riparazione e della manutenzione presso le sedi operative dei clienti. I nostri tecnici sono dotati di vere e proprie officine mobili attrezzate con tutto quello che serve per un corretto e risolutivo intervento, così da evitare onerosi fermi macchine che poi al cliente sono un vero e proprio problema. La pianificazione e l'assegnazione degli interventi esterni è seguita da un personale qualificato in grado di dare una pronta risposta alla richiesta di intervento del cliente. Quando l'intervento non può essere effettuato direttamente sul posto, al cliente viene offerta la possibilità di ritirare la macchina presso la nostra officina. Al bisogno siamo in grado di fornire al cliente una macchina sostitutiva equivalente per non creare disagi grazie alla nostra vasta flotta di noleggio. Nel momento in cui la macchina poi arriva in officina intervengono i tecnici interni che eseguono un check-up completo della macchina anche attraverso strumenti di diagnostica piuttosto all'avanguardia, per arrivare poi a uno sviluppo del preventivo che poi è a cura dell'ufficio tecnico ed infine poi avviene la riparazione. Inoltre disponiamo di un ampio magazzino ricambi multimarca così da sopperire velocemente sia al nostro fabbisogno che alle richieste dei clienti. L'esperienza maturata in 40 anni di attività ci permette di eseguire riparazioni su tutti i marchi di carri elevatori. Questo è anche possibile alla nostra continua formazione che viene effettuata su tutti i nostri tecnici, e questa formazione viene fatta da un tecnico specializzato che noi chiamiamo TAF, cioè tecnico assistenza formazione. Oltre alle riparazioni delle macchine dei clienti, l'officina prepara macchine nuove su commessa e prepara e revisiona anche macchine usate destinate alla flotta a noleggio e anche alla vendita usata. Tutto questo grazie anche a una riverniciatura, dove effettuiamo la riverniciatura completa delle macchine, smontandole completamente, lavandole e poi riverniciandole. Il mio compito, tutt'altro che semplice, è quello di coordinare e supervisionare i vari reparti e far sì che tutto funzioni alla perfezione, per offrire un servizio rapido e di qualità per i nostri clienti. La Costa Zaninelli da molti anni ha deciso di investire in settori diversi da quello dei carrelli elevatori, al fine di diversificare la propria offerta di prodotti e servizi e inoltre di incrementare il proprio know-how tecnologico. L'attività che maggiormente ci caratterizza è la produzione di veicoli elettrici sul nostro progetto, nei settori industriali e anche nel settore del trasporto su strada di persone e merci. Relativamente al settore industriale, dal 2009 la Costa Zaninelli realizza trattori e autocarri elettrici pesanti per le movimentazioni appunto industriali e inoltre anche veicoli più leggeri ottimizzati per le esigenze dei manutentori industriali. Inoltre dal 2014 proponiamo l'elettrificazione di autocarri leggeri e medi, di scuolabus e di autobus urbani. Per svolgere questa attività naturalmente l'azienda deve ottemperare a dei severi requisiti richiesti per le produzioni di autoveicoli, ottenendo a riguardo delle autorizzazioni ministeriali. Riguardo invece ai carrelli elevatori fuori standard,
spesso vi è la necessità di, diciamo, di ottenere delle macchine con caratteristiche appunto speciali. In questo caso siamo in grado di proporre delle soluzioni ottimizzate sulle esigenze dei clienti e poi portarle fino alla costruzione vera e propria. Per ultimo, l'ultima attività di diversificazione dell'azienda è stata l'introduzione delle piattaforme aeree per i lavori in quota. In questo settore proponiamo sia quelle da interno che le piattaforme da esterno, quelle verticali a pantografo e quelle articolate a braccio telescopico. In azienda ricopro il ruolo di RSPP, ovvero il responsabile della sicurezza dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro richiede, come noto, moltissimi adempimenti, ma la cosa che riteniamo più importante è la formazione continua del personale. In azienda l'organizzazione prevede la possibilità per tutti i lavoratori e in modo particolare per i più giovani di ottenere sempre il supporto dei preposti e dei colleghi più esperti al fine di minimizzare le situazioni di rischio. Organizziamo per le aziende i corsi di formazione per i carrellisti mirati all'ottenimento del patentino. Per quanto riguarda la consegna di veicoli nuovi, di carrelle elevatore nuovi ai clienti, organizziamo in questa occasione dei corsi di formazione e addestramento per gli operatori direttamente sul luogo di lavoro. In questo modo gli operatori ottengono una migliore conoscenza del mezzo che vanno ad utilizzare e quindi la consapevolezza dei rischi e delle prestazioni della loro macchina. Questa è la maniera migliore per ridurre al minimo le situazioni di rischio e quindi i conseguenti incidenti o infortuni. Coste Zaninelli offre una propria esperienza più che quarantennale nella vendita e nell'assistenza di carrelli elevatori. Grazie a un servizio di consulenza tecnico serio ed affidabile, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza logistica e di movimentazione, proponendo ai clienti un'ampia gamma di carrelli nuovi Jung Aerik sia per la vendita che per il noleggio a lungo termine. La gamma spazia dal traspallet manuale al traspallet elettrico con e senza colonna, ai commissionatori ad alto e basso livello, ai carrelli retrattili, ai carrelli frontali elettrici e diesel, alle macchine speciali e automatizzate e alle batterie trazione standard e agli ioni di litio. La nostra azienda inoltre ha un vasto parco macchine usate per la vendita e per il noleggio a breve termine, ma anche per sopperire al fermo macchina del cliente nel momento in cui il proprio carrello rientra per la riparazione. Il nostro servizio post vendita è un servizio rapido, efficiente e di qualità, grazie alle nostre officine mobili, ai nostri tecnici altamente qualificati e a un ampio magazzino ricambi. Proponiamo inoltre, molto importante, i contratti di manutenzione preventiva per mantenere il carrello in buono stato e per rispondere alle prescrizioni in materia di sicurezza. Inoltre abbiamo tecnici specializzati di una nostra azienda collegata, che è la CZ Logistics Service, che si occupano esclusivamente del reparto di batterie, in loco e presso la nostra sede. Il cliente resta per noi sempre al centro della nostra attenzione. A volte troviamo clienti che hanno già idee molto chiare su quello di cui necessitano, altri invece hanno bisogno di essere seguiti. E quindi grazie alla nostra preparazione e a tutto il nostro team tecnico riusciamo a dare a loro un servizio appunto completo a 360 gradi. Sono entrata in azienda che era una ragazzina, molto timida e molto chiusa. E grazie agli insegnamenti che mi ha dato papà, alla sua formazione e anche al modo di spronarmi e probabilmente a una visione che lui ha di me che io non conosco, mi ha spinto e mi spinge tutti i giorni a fare sempre di più. E quindi devo dire grazie a lui per tutto quello che sto imparando, che ho imparato e per tutto quello che mi ha trasmesso e mi sta trasmettendo. Gli obiettivi comuni che condivido con i miei figli sono sicuramente un percorso che dobbiamo continuare sulla quanto è stato fatto in questi 40 anni. È evidente che con le nuove generazioni e le nuove forze che mi portano i miei figli abbiamo insieme delle ambizioni piuttosto importanti, abbiamo già iniziato già l'anno scorso con un nuovo partner importante, stiamo raggiungendo accordi con altre aziende costruttrici, stiamo portando nuovi prodotti in azienda e stiamo intensificando i servizi che l'azienda può offrire. Ovviamente sono tutti servizi di alto livello,
perché il mercato ci sta chiedendo questo e io credo che con i ragazzi giovani possano tranquillamente portare a un livello molto più alto di quanto già è la Costa Zaninelli nel futuro. Ovviamente sono mercati sempre più attenti alle nuove tecnologie e chi meglio dei giovani può addentrarsi in queste nuove esperienze. Ovviamente l'esperienza dei ragazzi si sta costruendo, io gli sto dando una mano, mi sono precluso per sempre la possibilità di andare in pensione, ma questo fa parte del gioco. Dopo 40 anni di lavoro, di duro lavoro, sia mio papà che il suo vecchio socio Marcello hanno speso la loro vita qui dentro e quindi da parte nostra c'è anche il dovere di continuare tutto questo e cercare di non di fare meglio, perché hanno già fatto tanto e l'hanno fatto bene, però noi dobbiamo comunque, come diceva prima papà, dobbiamo fare in modo di andare avanti sempre con l'innovazione, in modo da portare l'azienda ancora più in alto. Il fatto di essere una donna insieme a due uomini a mandare avanti quella che è la Costa Zaninelli per me è un impegno molto importante. Non mi spaventa essere donna in un mondo maschile, sto superando questo trauma. Papà dice spesso che c'è un'asticella che dobbiamo sempre alzare. Loro l'hanno alzata molto in questi 40 anni di lavoro e credo che adesso tocchi a me e a Matteo continuare questo percorso. Denominazione di origine mantovana torna la prossima settimana con un nuovo capitolo dedicato al nostro territorio.